Fuorisceglie. Siamo davanti al manifesto dell'inaugurazione del Teatro Petrarca. Del Teatro Petrarca. Che è stato chiuso a lungo. A lungo. Ora lo riaprono con un manifesto ricordando l'anno in cui è morto un grandissimo pianista, Arturo Benedetti Michelangelo, che fu Arezzo. Ma ricordate la data di nascita, hai capito la strumentalizzazione? A parte che lui la data coincide credo col 10 luglio, questi invece prendono sta scusa, 16 e inaugurano il Petrarca ricordando come che è morto un maestro, ma ricorda che è nato, era un grande. Allora io voglio reagire con una grandissima poesia, bellissima. Sì, ce lo reggo io, se no col tuo morbo di Parkinson fai tremare. Trionfo del pianista. Prima di volar via leggerissima dal piano, la musica si gira a guardargli un po' la mano. E vedete le mani sovrapposte maestro. Una che guarda l'altra. Certo, la mano, questa mano. Ecco, ora me lo spieghi per piacere. Ah, questo perché è il trionfo della poesia, è stupendo. Sì, no, come spiegare? Una spiegazione perché ho fatto i geometri e poi architettura. È come, guarda, mi illumino di mezzo. Basta. È la stessa potenza. Questa bella poesia dell'Enel, mi illumino di mezzo. Prima di volar via, leggerissima dal piano, la musica si gira a guardargli un po' la mano. Trionfo del pianista. Abbiamo fatto giustizia. Bravo Pippo, bravo. Non so quanto possa durare prima che ti porto un via dalla USL, ma finché duri fai verduri. Bravo.